Definito insieme a Mark il migliore in campo, perché stasera hai recuperato almeno due palloni decisivi. So che non ami parlare di te, vai pure avanti a dire quello che vuoi, però insomma, sono state due parate assolutamente decisive. No, è importantissimo che Milan abbia passato il turno, importantissimo perché era qualche anno che non riuscivamo a raggiungere i quarti di finale, che è un obiettivo molto importante. Questo turno ha due facce: l'andata un Milan strepitoso e il ritorno un primo tempo quasi regalato. Stando in porta, essendo l'ultimo insomma baluardo, ti aspettavi di avere qualche tuo compagno un po' in difficoltà, ma forse proprio anche mentalmente, nel senso che un po' di tensione, un po' troppa c'era? Beh, sono partite belle da giocare, sono partite importanti contro una grande squadra che è abituata a giocare queste partite. Noi nel primo tempo siamo stati forse un po' troppo rinunciatari, abbiamo cercato più possesso palla, probabilmente dovevamo affondare di più nelle ripartenze dove siamo molto bravi. Dal canto suo l'Arsenal nella prima parte ha fatto un gran primo tempo, ci ha pressato, correvano, erano molto veloci, erano alti con la difesa, questo ci ha messo in difficoltà. Poi nella ripresa è entrato un altro Milan, sicuramente anche l'Arsenal era anche stanco, noi abbiamo tenuto bene il possesso palla ma abbiamo cercato di fare gol, abbiamo cercato nelle ripartenze il gol che avrebbe sancito la qualificazione. I gol sui quali chiaramente non potevi farci nulla sono arrivati forse per qualche disattenzione, qualche errore anche inaspettato, vede ad esempio quello di Thiago Silva che praticamente non capita mai. No, ma quello di Thiago è anche in parte, me la prendo anche io la responsabilità, perché non, quando ha respinto la palla dopo Thiago è andato verso l'attaccante, io non la vedevo, mi sono leggermente spostato a destra e mentre mi spostavo a destra lui ha tirato dall'altra parte. Mi conosci, sai come sono, si poteva fare meglio. Di fine primo tempo hai vissuto un po' così, magari la Corugna, Istanbul, c'è stato un attimo... Ma guarda, il pensiero onestamente io ce l'ho avuto a fine partita dall'andata, perché questo dimostra che le partite non sono mai finite, questo dimostra che all'andata... non sarebbe dovuta finire 4-0 ma 5-6, avevamo avuto altre occasioni, questo significa che le partite non sono mai finite. Visto da dietro, come te lo spieghi il Milan del primo tempo? Come ho detto prima, Milan probabilmente un po' rinunciatario, però avevamo davanti una signora squadra che nella prima parte ha speso molto, infatti nella ripresa è calata molto. Poi è arrivata la tua doppia parata, leggendaria per quanto è bella, ce la vuoi raccontare? È stato tutto istinto o... Com'è andata? Un tiro che doveva finire sulla mia sinistra, è stato deviato da Filippo, gli è passato in mezzo alle gambe, l'ho presa col poi Pacci, mi sembra. Poi è andata la palla a Van Persie, però si era capito che voleva fare lo scavino, ho alzato il braccio e è stato fortuna.